quando quel giorno, per la prima volta, sono riuscita a fermare il tempo, per osservarti fino in fondo, per ammirarti nei tuoi dettagli, riuscire a scoprire finalmente alcuni dei tuoi segreti e sorridere. Sorridere per la tua esistenza, per la tua storia, ma anche per tutte quelle storie ed emozioni che riesci a donare ai tuoi ospiti. Emozioni che tu hai donato anche a me, quando ad un certo momento della mia sosta ho realizzato che devo agire. È successo qualcosa, mi sono sentita chiamata al mio dovere. Soccorso, soccorso, hanno gridato. Senza esitazioni mi sono lanciata in una corsa contro il tempo, contro gli ostacoli. Devo arrivare lì, da quelle urla, da quella persona che soffre. Non ricordo il percorso che ho compiuto e nemmeno come ho fatto a salire su quel palco, ma so di certo di essere subito arrivata lì, da quell'atleta che soffriva per lo straziante dolore del ginocchio. Fortunatamente non era un caso grave e con un lavoro di equipe siamo riusciti a stabilizzare il trauma subito. Ecco, proprio in quei minuti mi hai fatto sentire utile, speciale, soddisfatta del lavoro di volontariato che svolgo ed appagata proprio da quel senso di sollievo stampato sul volto del mio paziente. È un'emozione forte che ho racchiuso dentro di me, ma ogni volta che ti faccio visita non posso fare a meno a non rivivere quel momento. Mi aiuta a credere sempre di più in me stessa e nelle mie capacità. Mi stimola a superare tante di quelle difficoltà che incontro. Mi sento di paragonarmi proprio a te, che con una storia alle spalle, particolare nel mio modo di essere, ma felice di abbracciare ed accogliere tutti senza limiti, per ricevere e donare emozioni.